tre gruppi del Consiglio regionale della Toscana chiederanno di procedere al referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata. L'annuncio arriva da Partito Democratico, Italia Viva e 5 Stelle. Il sì in aula a questo punto è scontato. Torneremo a parlare dell'attività dei garanti per i detenuti e per l'infanzia e l'adolescenza, di cui si è discusso nell'ultima seduta. Ascolteremo le opinioni dei consiglieri. In questi giorni hanno lavorato le commissioni in vista delle prossime sedute. Vedremo alcuni degli argomenti principali che hanno affrontato in sintesi. Tanti eventi passano da qui, da Palazzo del Pegaso, e qui sono annunciati e spiegati. Ne parleremo, così come affronteremo, grazie ad un libro che qui è stato presentato, il nodo dell'intelligenza artificiale. E per la comunicazione vedremo le iniziative che sta prendendo il Corecom della Toscana. Facciamo subito però il punto sui cambiamenti in Consiglio regionale. C'è un'altra novità. Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia, è stato eletto al Parlamento europeo, ha già formalizzato la sua rinuncia al ruolo di consigliere regionale, sarà comunque presente alla prossima seduta. Poi al suo posto subentrerà Sandra Bianchini, che ha già lasciato il posto invece a Ilaria Bugetti, che un mese fa è stata eletta sindaco di Prato. Nella scorsa seduta le era subentrato l'ex consigliere Nicola Ciolini, che però a sua volta ha rinunciato. Dalla prossima volta ci sarà dunque, sempre nel gruppo del Partito Democratico, Marco Martini, che ha 71 anni ed è ex sindaco di Poggio a Caiano. A questo punto è diventato il primo degli esclusi nel collegio di Prato. Ricordiamo anche che il consigliere Gianni Anselmi è il nuovo presidente della Commissione Sviluppo Economico e Rurale, carica che aveva già nella precedente legislatura, e che Fausto Merlotti è il nuovo presidente della Giunta delle Elezioni del Consiglio regionale, un ruolo che era di Massimiliano Pescini, scomparso poche settimane fa. Dunque, anche la Toscana chiederà il referendum per abrogare la legge sull'autonomia differenziata. Lo aveva preannunciato il presidente Mazzeo dopo aver parlato con i capigruppo della maggioranza. Questi ultimi, Ceccarelli, PD, Scaramelli, Italia Viva, insieme alla consigliera Noferi del Movimento 5 Stelle, di cui è vice capogruppo, hanno indetto una conferenza stampa per presentare le due proposte di deliberazione. Una è per la sua abolizione totale, l'altra è per eliminarne alcuni articoli. Questa doppia strada è per evitare il rischio di inammissibilità davanti alla consulta, visto che la legge fa riferimento a temi tributari e di bilancio. Il sì dell'Aula è scontato, comunque si preannuncia un dibattito vivace tra i promotori delle delibere e i gruppi di centrodestra, soprattutto la Lega, che sostengono invece la riforma. In ogni caso la Toscana farà come Campania, Emilia-Romagna, Puglia e Sardegna e chiederà formalmente l'indizione del referendum abrogativo, come prevede la Costituzione all'articolo 75. Nei nostri telegiornali abbiamo ascoltato i consiglieri che hanno proposto il referendum e la prima risposta dura della capogruppo della Lega. Continueremo a seguire ogni sviluppo. Tutti i giorni, naturalmente. Nell'ultima seduta del Consiglio si è parlato di due importanti istituti di garanzia, il garante dei detenuti e quello dell'infanzia e dell'adolescenza, ruoli ricoperti da Giuseppe Fanfani, nel primo caso, da Camilla Bianchi, nell'altro. La loro attività era già stata esaminata nella Commissione. In aula la maggioranza ha espresso apprezzamento per entrambi. Partiamo dalla questione delle carceri, all'interno delle quali si sono purtroppo registrati nuovi suicidi e tentati suicidi. Gli ultimi casi di Livorno e Firenze hanno innescato anche una protesta a Sollicciano. Sono più di 50 quest'anno i casi di suicidio e si sono tolti la vita anche 5 agenti. Nella relazione del garante si forniscono alcuni dati molto interessanti. Le carceri in Toscana sono 16, gli istituti minorili 2 anche le REMS, le strutture per i malati psichiatrici, una a Volterra, l'altra a Empoli. I detenuti sono quasi 4.000, in Italia circa 60.000. 1 su 9 è donna, gli stranieri sono quasi la metà, un terzo è tossicodipendente. Percentuale analoga al 32% è in carica al servizio di psichiatria. Per quanto riguarda le REMS, Volterra ospita attualmente 28 persone, Empoli ne ha 9, sono 90, comunque le persone in lista d'attesa. Il primo ad intervenire nel dibattito è il presidente della prima commissione, che descrive così il lavoro svolto. In particolar modo ci si è soffermati sulla tipologia di richieste che vengono avanzata al garante, e tra queste spicca particolarmente la volontà da parte dei detenuti di avere un confronto diretto con l'autorità garante.
Inoltre ci si è concentrati nella relazione che si è tenuta in Commissione e poi riproposta all'Aula su alcuni aspetti particolari connessi alla tutela della salute in carcere, in particolar modo la salute psichiatrica, ma anche più in generale la tutela della salute. Non è un caso che il Garante abbia assunto una serie di impegni proprio collegati a questo aspetto per svolgere approfondimenti e ricerche proprio per favorire al meglio la tutela della salute nelle carceri toscane. Un impegno che proseguirà anche attraverso una iniziativa che già da tempo è stata assunta dalla prima commissione, che ha portato la prima commissione a visitare molti istituti penitenziari del territorio toscano e che ancora nell'anno 2024 proseguirà. Alla fine i voti a favore sono 21, quelli di Partito Democratico, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, 6 i contrari, i consiglieri della Lega, e 3 gli astenuti, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto. Quali sono le critiche principali dell'unico gruppo che vota contro? Noi abbiamo votato convintamente contro, come abbiamo sempre fatto in questi anni, perché abbiamo una nostra visione delle cose per quanto riguarda il carcere. Indubbiamente dobbiamo lavorare a tutti i livelli istituzionali per cercare di risolvere effettivamente i problemi. Consideriamo che ancora oggi il 44,5% della popolazione carceraria è straniera, rispetto a una percentuale media di popolazione straniera in Toscana intorno al 12%. Ci sono dei paesi di provenienza dei detenuti con i quali si potrebbe sicuramente stipulare degli accordi, come la Romania, come l'Albania, come la Tunisia. Dobbiamo lavorare sotto questo profilo e ci sono delle notizie importanti che dovrebbero arrivare a breve da Roma. C'è l'astensione invece di altri due gruppi di opposizione. Noi abbiamo dato un voto di astensione perché sicuramente la relazione ha degli spunti importanti. Pensiamo che la Regione debba fare di più. La funzione rieducativa della pena è nell'interesse di tutta la comunità, perché l'interesse della comunità è che il detenuto alla fine del proprio periodo di detenzione, quando torna alla vita normale, non ricominci a fare attività criminose e illegali. Quello è l'interesse della comunità. Per far questo c'è bisogno che nel carcere si creino dei percorsi di formazione e di inserimento professionale e lavorativo tali per i quali poi il detenuto possa trovare lavoro una volta uscito dal carcere. Da questo punto di vista le regioni, la Regione Toscana, hanno la responsabilità di creare questi percorsi. La Regione Toscana fa molto poco, fa delle iniziative che sono più di facciata, penso al teatro in carcere, sicuramente positiva, ma un'iniziativa di carcere e di facciata rispetto a fare dei veri e propri percorsi di formazione lavorativa. Allora, il Garante dei Detenuti, facendo quella relazione, come ho detto in aula, ha praticamente messo in luce un'accusa, anche se questo non lo voleva fare. In realtà è un'accusa al governo e un'accusa a questo governo regionale. Per quel che riguarda invece la Regione Toscana, io per la parte sanitaria metto in evidenza che la sostituzione degli ospedali penitenziari non c'è stata. Voleva esserci attraverso le REMS, ma le REMS, due soltanto in Toscana, hanno determinato una lunga fila d'attesa, una lunga lista d'attesa, e questo ha comportato che c'è gente a giro che può delinquere o comunque fare situazioni delittuose senza averne percezione. A favore, come dicevamo, si esprimono anche Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Le carceri vanno conosciute per sapere e comprendere fino in fondo qual è la condizione dei detenuti, e come tale io credo che la risposta che deve dare una regione rispetto al livello di civiltà è sui livelli essenziali di sicurezza, ma non solo per quello che ci compete, ma di salute e di condizioni di qualità comunque che i detenuti devono avere. Su questo massima attenzione e nel contempo massimo rispetto per il lavoro che il Garante sta facendo. Ci sono delle grandissime criticità, lo sappiamo, ma che dipendono soprattutto dalla qualità delle strutture, e le strutture sono di competenza governativa. Per quanto riguarda i percorsi di formazione e istruzione che vengono svolti all'interno di alcune carceri toscane, anche per esperienza diretta abbiamo fatto delle visite a delle carceri
come quella per esempio di Volterra, dove ci sono dei percorsi educativi e di istruzione che sono particolarmente virtuosi e che sarebbero da valorizzare. A maggioranza viene espresso apprezzamento anche per l'attività della Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, e con un documento l'Assemblea si impegna a migliorare gli standard di efficienza e le capacità di risposta dell'ufficio, procedendo in particolare, si legge, alla riorganizzazione generale della struttura. Significativo è il passaggio che è stato compiuto con tutte le aziende sanitarie del territorio regionale e che ha portato all'approvazione da parte di tutti questi enti derivati del codice etico per la tutela della salute dei minori. Si sono inoltre portate avanti molte delle progettualità che erano già esistenti nel territorio regionale che connotavano l'attività del garante, come ad esempio il progetto che si è concentrato sul tema dell'autismo nei minori, e in ogni modo è proseguita l'attività del garante, della dottoressa Bianchi, sia per quanto riguarda la convegnistica a livello nazionale sia per quanto riguarda l'attività seminariale. Particolare il contributo portato dal garante alla formazione dei tutori dei minori stranieri non accompagnati, in quanto l'elenco è stato aggiornato e implementato di ben 38 unità. Anche in questo caso votano a favore pure i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Il garante dei minori, la dottoressa Bianchi, è una persona seria, molto preparata e anche molto appassionata del suo ruolo, sta facendo un lavoro immenso e anche con una carenza di organico che ormai è endemica, a cui nessuno provvede e che invece dovrebbe trovare una soluzione. Anche questo corso che lei ha fatto per questi nuovi tutori di minori non accompagnati svolge una funzione fondamentale. Non si registrano voti contrari, ma si astengono tutti i gruppi di centrodestra. Il tema dell'infanzia è un tema che ci sta particolarmente a cuore, siamo preoccupati perché consideriamo che negli ultimi 3 anni c'è stato un calo demografico importante, meno 17.000 minori in Italia e in Toscana, e per quanto riguarda anche la povertà relativa c'è circa il 10% dei ragazzi toscani che sono in condizioni di povertà relativa. Noi vediamo un garante per l'infanzia un po' distaccato, una sua sorta di autoreferenzialità, a volte ripete le stesse identiche pagine nel corso della sua relazione, lo vorremmo molto più presente in Toscana. Ci sono delle segnalazioni, una parte corposa nella relazione, circa 220, anche per argomenti molto seri come l'inadeguatezza degli ambienti scolastici, le tariffe massime per autobus e per mensa che addirittura hanno portato molti bambini a cambiare scuole, però non vediamo dei dati aggregati, non capiamo poi da dove provengano questi dati. Il garante dell'infanzia sta lavorando bene, mette in evidenza anche qui delle pecche che sicuramente esistono. La garante dell'infanzia manca sempre, lei dice sempre che gli manca personale per poter fare quello che vorrebbe fare. E d'altra parte si deve fare con quello che abbiamo a disposizione. In ogni caso direi che il lavoro è un lavoro encomiabile per quello che ha potuto fare. Dalla maggioranza stessa vengono tuttavia segnalate criticità ed evidenziate spinte per il futuro. Da sempre sollecitiamo il garante dell'infanzia a fare meglio e a fare di più. Non nascondo il livello di critica che ho sempre portato avanti nei confronti del garante, non ho mai condiviso fino in fondo la politica del garante dell'infanzia, perché ritengo che questo debba essere un servizio che possa dotarsi di un'attività maggiore, propulsiva e abbia delle possibilità di agire in termini non soltanto di proposta ma anche di risoluzione delle problematiche che oggi nell'infanzia ci sono, non soltanto nella nostra regione, sono ovunque, ma siccome noi l'abbiamo istituito deve essere svolta un'attività più puntuale, più di massima attenzione, più di vicinanza nei confronti delle istituzioni comunali e più propulsiva nei confronti degli enti regionali. Quindi il nostro è un punto di caduta critico, non da ora, da sempre, rispetto a un'attenzione che vorremmo maggiore nei confronti dei ragazzi e soprattutto dei minori. C'è anche una questione più generale che mette in evidenza il consigliere Petrucci con una dura polemica con il partito di maggioranza. I garanti non sono tali in quanto espressione del Partito Democratico, i garanti sono tali in quanto figure di garanti
garanzia. In Regione Toscana tutti i garanti sono espressione della maggioranza politica che governa la Regione Toscana, è una cosa assolutamente sbagliata, è un vulnus democratico. Tra l'altro nell'elezione del Presidente Mazzeo, in maniera unanime, sia nella conferma metà mandato, c'era stato l'impegno ben preciso a fare in modo che i garanti non fossero soltanto di una parte politica. I garanti non sono assessori, sono garanti. Il Partito Democratico si faccia una ragione di questo e inizi a utilizzare le regole di democrazia in maniera corretta. Vediamo ora i lavori delle commissioni. Siamo d'estate, la Toscana si prepara a discutere una legge sui cammini, percorsi che consentono di raggiungere i luoghi della nostra regione a piedi, in bicicletta e magari a cavallo. La proposta della Giunta è stata anticipata nella Commissione per le aree interne. Essa mira anche al coinvolgimento del terzo settore per valorizzare i cammini, quelli tradizionali e anche quelli meno conosciuti. In questi giorni c'è stata la prima seduta della commissione d'inchiesta sull'alluvione del novembre scorso. La presidente Elisa Tozzi precisa che non c'è la volontà di puntare il dito contro qualcuno, ma di portare avanti un lavoro di approfondimento sulla gestione dell'emergenza, sull'esecuzione dei lavori di somma urgenza, sugli interventi di riduzione del rischio, sui ristori alle famiglie e alle imprese. Analizzerà la commissione anche l'attività della protezione civile, la gestione del sistema di allerta, l'azione del commissario. Farà sopralluoghi nelle zone più colpite, ascolterà sindaci, comitati, categorie economiche e sociali. La Commissione Cultura, che ha dato il proprio sì al bilancio di esercizio di Fondazione Sistema Toscana, ha anche ascoltato in un'audizione il Movimento per il Riconoscimento dei Diritti Culturali. Sulla partecipazione e sull'autorità che deve garantirla in Toscana si è espressa invece la prima commissione. Nel 2023 ci sono state 24 richieste per processi partecipativi locali, delle quali 20 sono state finanziate. In particolare le candidature provengono per l'88% da enti locali, soprattutto quelli più grandi, per l'8% da scuole, per il 4% da cittadini. Nessuna domanda è pervenuta da imprese. Dalla commissione tuttavia arriva un impulso perché sia garantita l'operatività di questo organismo. La terza commissione si è occupata della legge sui nuovi servizi in farmacia e ha dato l'ok unanime alla disciplina del servizio fitosanitario regionale. La quarta commissione ha detto sì a maggioranza invece al bilancio di esercizio, ma del 2022, dell'autorità portuale regionale che ha sede a Viareggio e ha approvato il budget economico dell'ente parco della Maremma. Ripartiamo da dove ci eravamo interrotti 7 giorni fa, dall'attività del Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni. Il nuovo Corecom della Toscana è al lavoro da un anno. Il bilancio che ne fa il Presidente è positivo. Nel tracciarlo ricorda alcune delle principali iniziative svolte, il Corecom Tour in tutte le province, l'impegno per la par condicio e per la formazione dei giornalisti in questo ambito, la sensibilizzazione nelle scuole. Poi annuncia 2 eventi nei prossimi mesi. In particolar modo a fine settembre, inizio ottobre, ospiteremo un convegno nazionale organizzato insieme ad Agicom su tutto il tema delle conciliazioni telefoniche, che è uno dei grandi settori di maggiore impegno del Corecom. E poi faremo gli stati generali dell'informazione, abbiamo già dato l'incarico a IRPET di fare un'indagine conoscitiva e ricognitiva su tutto il sistema dell'informazione in Toscana. Soddisfazione la esprimono anche il Presidente del Consiglio regionale e la Presidente della Commissione Cultura. Restiamo in tema di nuove e pervasive tecnologie, se ne occupa il libro Digital Sapiens, Castelvecchi Editore, di Nicola Lattanzi e Andrea Vestrucci, presentato a Palazzo del Pegaso. Il libro discute di intelligenza artificiale, ma ponendosi una domanda: che cosa cambia nel nostro modo di decidere, ovvero non le decisioni che l'intelligenza artificiale può assumere in modo autonomo qualche volta, ma come cambia il nostro modo di decidere impiegandola. Non è semplice, è complesso, ma apre prospettive e scenari molto nuovi che sono l'oggetto che indaghiamo. È interessante osservare che
attendere, vivremo di un cervello bioelettronico che si integra con quello biologico, che ci fa scoprire o ci sta facendo scoprire dimensioni in cui le decisioni dai sapiens non sono mai state assunte in questo modo. Questo libro si propone non tanto di essere un libro di divulgazione sull'intelligenza artificiale, ma un libro di divulgazione per fornire ai lettori e alle lettrici gli strumenti per rispondere a tre domande fondamentali della nostra contemporaneità: che cos'è l'intelligenza artificiale, che cosa sono le nostre decisioni, i nostri processi decisionali e come l'intelligenza artificiale impatta sui nostri processi decisionali, quali sono i rischi e soprattutto quali sono i rimedi a questi rischi. Interviene anche il presidente Mazzeo, a cui chiediamo pure di parlare di intelligenza artificiale e politica. L'intelligenza artificiale segna anche la politica che avviene attraverso i social media che sono guidati dall'intelligenza artificiale. E anche lì bisogna trovare il giusto equilibrio per velocizzare alcuni processi, ma allo stesso tempo non costruire fake news. Questo a Cerreto Guidi è lo spettacolare weekend della notte di Isabella e anche questa manifestazione che ci riporta addirittura al 1500, Isabella era la figlia prediletta di Cosimo I, è stata presentata qui. La notte di Isabella è sempre un momento di magica atmosfera in cui, chiudendo gli occhi, improvvisamente ci si risveglia nel Rinascimento. Vi ricordate quanti festival musicali in Toscana abbiamo preannunciato qui la scorsa settimana? Questo fine settimana ce n'è un altro, in Gorgo Sonoro Festival. Parla il presidente della Proloco di San Piero a Sieve. È un impegno incredibile per un'associazione come la Proloco, che è un'associazione senza scopo di lucro. Questa è una festa che forse la dovrebbe fare un privato, non lo so. È una scommessa che credo sia vincente, perché la location che abbiamo scelto dall'anno passato, spostandola dal centro storico al Parco Antonio Berti, funziona davvero. Andiamo più in là nel tempo, perché dal 28 luglio al 4 agosto in Piazza Duomo a Chiusi ci sarà Orizzonti Festival con il teatro, la musica, la danza, la fotografia e anche i laboratori di formazione. È la 22esima edizione, è importante che in un territorio, un piccolo comune nostro, per molti anni, da tanti anni, si continua a mantenere questa forte tradizione e quindi arricchire il panorama degli eventi producendo un festival di arti performative, e quindi questi 8 giorni vedremo susseguirsi teatro, danza, musica, canzone e tutta una serie di aspetti. È un festival che ci piace molto, perché c'è la vera essenza e le peculiarità tipiche di questi tanti anni, compreso anche il territorio nostro. Torniamo in Piazza Duomo, faremo delle visitazioni al Lago di Chiusi e quindi valorizzando anche il territorio che abbiamo. Ma oltre a ciò, quello che mi piace sottolineare è che faremo anche delle attività formative durante il festival. La storica Compagnia Popolare del Bruscello Poliziano a Montepulciano festeggia l'edizione 2024 con il rifacimento di una commedia classica, Lisistrata. L'appuntamento è dal 12 al 15 agosto in Piazza Grande. La scrittura del libretto è affidata a Chiara Protasi e Irene Toffanini, bruscellanti fin da giovani. Alla direzione musicale tornerà il maestro Alessio Tiezzi. Le coreografie sono di Cristina Peruzzi, regia di Chiara Protasi, alla sua prima esperienza in questa nuova veste. Più attuale non lo potevamo trovare, e noi vogliamo mettere sicuramente in evidenza con questo testo non solo il divertimento che c'è comunque dietro la commedia di Aristofane, ma sicuramente l'importanza che il ruolo della donna ha nella società attuale. Molto spesso si dice che la guerra la combattono gli uomini ma la perdono le donne, e credo che questo testo invece ci dia una speranza di una visione diversa e forse anche migliore del mondo attuale. Il Bruscello è uno spettacolo tutto cantato dall'inizio alla fine, quindi la musica ovviamente ha un ruolo predominante. Questo è il mio 10° Bruscello, è una sorta di compleanno. Mi fa molto piacere festeggiarlo con questo tema, è un tema molto stimolante che mi ha portato a scrivere delle musiche, credo, divertenti, in cui appunto ci sono tanti cori di donne, tanti cori di uomini che si contrappongono proprio un po' in una sorta di battaglia e di sfida, e sono presenti anche i bambini.
bambini a cui io tengo molto. E poi anche quest'anno il Consiglio regionale lancia il bando per la giornata degli Etruschi, scadenza il 24 luglio. Serve a sostenere le iniziative che celebrano la civiltà, la cultura, il patrimonio degli Etruschi della Toscana. Con uno sguardo al passato glorioso della civiltà etrusca, chiudiamo qua oggi la puntata di Regionando. Ci rivediamo venerdì 12 luglio, sempre alle 21.10, dopo il TG della sera, repliche, poi per tutto il weekend.